Ok, ciao a tutti ragazzi ed eccoci con quella che potremmo definire la prima lezione di filosofia contemporanea. Eh sì, cari miei, perché ormai abbiamo terminato il lungo percorso di studio su Immanuel Kant e proprio a seguito di questo, dell'insegnamento di questo grande filosofo, della diffusione delle idee di Kant, naturalmente in Europa, in Germania in particolare, beh, le cose cambiano e ci sono dei nuovi protagonisti che inevitabilmente faranno i conti con l'eredità di Kant, riscoprendone alcuni, diciamo, principi, ma anche mettendo, diciamo, il dito su alcune ferite della filosofia kantiana e aprendo le strade per un nuovo periodo, che è il periodo del romanticismo e in filosofia in particolare il periodo dell'idealismo, l'idealismo tedesco. E quindi oggi parliamo niente poco di meno che di Fichte. Fichte è un personaggio che a me piace molto, anche se devo dire che a volte gli studenti lo trovano abbastanza indigesto, non è semplicissimo da spiegare e da capire, però è un filosofo coraggioso, un filosofo che ha avuto nella sua vita veramente il coraggio in pochi anni di trovare delle nuove vie alla filosofia, delle vie assolutamente inedite alla filosofia nel bene e nel male. Si può amare o si può odiare, ma sicuramente non si può ignorare questo pensatore che aprirà le strade nell'Ottocento all'idealismo, che sarà poi seguito da altri pensatori importantissimi, tra cui Schelling. E soprattutto l'incubo di tutti i ragazzi al liceo, il grande Hegel, okay, che completerà questa triade di pensatori idealisti e che lancerà però poi un messaggio completamente diverso, con un impatto filosofico decisamente più importante, ma partirà anche Hegel dalle novità di pensiero che erano state lanciate qualche anno prima da questo signore alle nostre spalle. Quindi vediamo la sigla e poi penso la prima di due lezioni su il mitico Fichte. Allora, intanto partiamo dal nome, si chiama Johann Gottlieb Fichte, nasce in Germania nel 1762 e muore giovanissimo, a 52 anni, nel 1814, morirà a Berlino, proprio nel cuore della Germania. Fichte è di famiglia poverissima e quindi tutta la sua vita la passerà facendo i conti con questa provenienza e con la necessità di guadagnarsi la sua vita, di guadagnarsi proprio anche il lusso di poter fare filosofia, perché non era per niente di buoni natali, ma riesce, nonostante tutto, a studiare teologia, a istruirsi, diciamo, sulla filosofia e a mantenersi negli studi svolgendo il lavoro di precettore, cioè andava presso famiglie nobili, famiglie abbienti, altolocate, cercando di insegnare ai giovani pargoli e così, diciamo, dando oggi diremmo ripetizioni private, e riusciva a mantenersi negli studi. E infatti, appunto, studia teologia, si innamora degli ideali della Rivoluzione francese, vive appieno questo periodo di cambiamento, no? Quindi, diciamo, parteggia per gli ideali della Rivoluzione francese. E una delle prime letture che lo segna molto è la lettura di Rousseau, un po' come tutti, diciamo, i filosofi di quell'epoca, no? Dell'epoca, se vogliamo, della fine dell'Illuminismo e della fase rivoluzionaria. Un autore che veniva sempre amato, riscoperto, considerato, ma più di tutti, ragazzi, avrà su di lui un impatto fortissimo la lettura di Immanuel Kant. E vedete quello che vi dicevo, che la filosofia, quando prende patria e
prende la lingua tedesca e in Germania inevitabilmente che verranno fuori uno dietro l'altro tutti i più grandi pensatori che, come abbiamo detto nella scorsa volta, contribuiranno anche allo sviluppo del periodo romantico. Quindi sicuramente Fichte si instaura senz'altro nel passaggio tra l'epoca post-kantiana e poi invece l'epoca romantica, di cui sarà decisamente lui e anche Schelling un ispiratore. Nel 1791 addirittura questo amore che ha, questa ammirazione, quasi venerazione per la figura di Kant, lo spingerà a mettere da parte dei soldi per potersi permettere addirittura una trasferta a Königsberg. Quindi va a trovare Kant a casa sua e propone a Kant, diciamo, di Kant lui apprezzava soprattutto la critica della ragion pratica, poi vedremo perché, comunque propone a Kant un suo primo scritto e Kant lo apprezza. Fosse comunque una promessa per la filosofia, apprezza molto il suo punto di vista e all'inizio, diciamo, Fichte quasi si considera un epigono del maestro, poi vedremo che le due posizioni si allontaneranno e quindi Kant in un primo momento aiuterà addirittura Fichte a pubblicare questo piccolo scritto che gli aveva proposto ed è anche un po' curioso come va a finire perché questo scritto viene pubblicato per un errore editoriale in forma anonima, quindi non c'è la firma di Fichte, sfortunato, poveretto, un po' un paperino anche lui della filosofia, soprattutto all'inizio, e quindi tutti a Königsberg ovviamente penseranno che l'autore fosse proprio Immanuel Kant e quindi, diciamo, questo primo scritto viene ingiustamente attribuito a Kant per questo errore tipografico. E, comunque, al di là di questa cosa, poi in futuro, andando avanti nello sviluppo del pensiero di Fichte, Kant prenderà chiaramente le distanze perché le due strade poi si separeranno e Fichte arriverà ben oltre la filosofia kantiana, appunto addirittura aprendo una nuova tradizione filosofica che è quella dell'idealismo tedesco. Nel 1794 è a Iena ottiene l'ambita cattedra di filosofia, finalmente può insegnare filosofia, avere quindi un reddito, avere una posizione, e anche a Iena di fatto Fichte apre un giornale, il giornale filosofico, e in più la cosa più importante è che viene a contatto con i cenacoli intellettuali che si stavano venendo a formare a Iena, diciamo preromantici, ma soprattutto è a Iena, in questi pochi anni, che Fichte pubblica le tre principali opere di cui ci occuperemo in maniera unitaria. Premetto già che sarà la mia su Fichte una trattazione sintetica, i libri di testo dedicano molto spazio a questo filosofo, ma secondo me, diciamo, è opportuno focalizzare sulle idee importanti, le idee chiave, ma molte cose poi saranno approfondite veramente nel dettaglio con Hegel e non vale tanto la pena anticiparle tutte con Fichte per evitare, insomma, confusioni e ridondanze, però alcune idee innovative le diremo di queste tre opere, che sono la dottrina della scienza, che forse è l'opera più importante, la dottrina della morale e la dottrina del diritto. Ok, sono le tre opere principali di Fichte, poi ovviamente scrive molto, però il fatto di avere un giornale che oltretutto pubblicava scritti suoi ma anche di suoi allievi, ecco, per lui sarà un po' un problema, perché questo giornale filosofico a un certo punto pubblicherà una serie di riflessioni, ad esempio degli articoli, non a firma sua, è un suo studente che li fece uscire, ma lui era il direttore di questo giornale, sul tema della religione, cioè è possibile essere dei buoni cristiani e quindi essere morali senza credere in Dio? Chiaramente, ragazzi, c'è un eco dell'approccio etico di Kant. Vi ricordate, Kant diceva questo, che la legge morale è qualcosa dentro di noi e quindi noi sappiamo distinguere il giusto dallo sbagliato, il bene dal male, non perché ci sono le tavole della legge o qualcuno ce lo insegna in chiesa, ma perché facciamo funzionare la nostra ragione. Vi ricordate? Ecco, quindi capite che il senso di questo scritto un po' provocatorio è: ma allora si può essere, diciamo, dei buoni cristiani, fare del bene, comportarsi bene, essere morali, senza necessariamente credere in Dio? Anche un ateo potrebbe comportarsi bene. E allora questo scritto, questo articolo,
viene accusato di favorire l'ateismo, finisce lo stesso Fichte, suo malgrado, in una querelle filosofica e anche di polemica molto forte. Fatto sta che deve abbandonare Jena, abbandonare l'insegnamento e ricominciare un po' da capo. Va a Berlino conosce i fratelli Schlegel e a Berlino, diciamo, viene in contatto con ciò che sta accadendo in quel momento in Germania, cioè l'occupazione napoleonica. Quindi la Germania 1806-1807 viene di fatto sottomessa all'esercito napoleonico. E quindi nel 1807, proprio a Berlino, scriverà un'altra opera di cui ci occuperemo, cioè I Discorsi sulla nazione tedesca, un'opera che appunto cercava di in qualche modo diffondere un ideale antifrancese e un senso patriottico e nazionalistico a questi fratelli tedeschi finiti sotto l'occupazione francese. Ok? A Berlino conosce i fratelli Schlegel, entra in pieno contatto con il romanticismo e anche conoscerà Schelling, un altro grande e importantissimo filosofo idealista romantico. Ok? E finalmente, verso ormai diciamo la fine della sua vita, diventa nuovamente professore perché viene creata a Berlino una nuova facoltà, una nuova università, quindi insegna nuovamente filosofia. Ma come dire, un po' il paperino della filosofia si conferma anche fino alla fine perché sua moglie, che lavorava proprio come infermiera anche negli ospedali che erano pieni anche di reduci ovviamente dalle guerre, no? Che si stavano combattendo contro Napoleone, quindi soldati, curava appunto i soldati che erano stati feriti in guerra, ecco, la moglie contrarrà il tifo che poi diciamo contagerà lo stesso Fichte e lo ucciderà a soli 52 anni. Quindi insomma una vita coraggiosa, ma una vita però non molto fortunata. Perché dico che è un filosofo coraggioso? Perché nella sua filosofia, oltre probabilmente ad aprire le porte a un movimento che lui stesso non avrebbe mai immaginato poi prendere le dimensioni che prenderà, l'importanza che prenderà, sicuramente è coraggioso perché affronterà, di petto due dei principali filosofi di tutti i tempi, cioè, lo stesso Kant e addirittura Aristotele. Quindi vedremo nel suo pensiero che molte delle sue idee più originali partono proprio dalla critica ad alcune concezioni molto importanti, centrali, ecco, non saranno critiche secondarie, ma critiche fondamentali nel cuore dei sistemi di pensiero di questi due grandi pensatori. Allora, partiamo da Kant. Abbiamo detto che lui era un grande ammiratore di Kant, un grande apprezzatore, però proprio lo studio della critica della ragion pratica, ma ancora di più della critica della ragion pura, fa venire in mente a Fichte alcune obiezioni. Allora, riprendiamo un attimo alcune idee che Kant aveva, ormai le sappiamo benissimo perché siamo preparatissimi. Come avviene la conoscenza? La conoscenza avviene attraverso un'attività, secondo Kant, di unificazione dell'io penso. Vi ricordate? L'io penso con le sue categorie, di fatto riesce a elaborare i dati della sensibilità, i dati empirici, per produrre le sue idee, le sue conoscenze e quindi sostanzialmente a conoscere i fenomeni, mentre i noumeni, le cose in sé, rimangono inconoscibili. Ora, la domanda un po' terrificante che fa Fichte è questa. Ma da dove vengono queste sensazioni? Cioè il materiale empirico, il materiale sensibile, che attraverso le forme di spazio e tempo poi viene, transita all'intelletto, che lo deve poi coniugare con le sue 12 categorie. Da dove proviene? Noi diremmo proviene dalla realtà esterna, ma se tu togli ciò che concepisci già come fenomeno è ciò che sta dentro di te, no? Ciò che tu rappresenti attraverso le tue categorie, verrebbe come unica alternativa la possibilità che questi dati, queste informazioni che poi tu elabori in termini fenomenici, siano fornite dalla realtà esterna, dalla cosa in sé. Ma a questo punto Fichte si ferma e fa un'obiezione. Ma se abbiamo detto che la cosa in sé è di per sé inconoscibile, come fa la cosa in sé a fornirci dei dati e delle sensazioni che noi poi reinterpretiamo in modo fenomenico? Se è inconoscibile, non deve entrare in nessun modo in contatto col processo della conoscenza. Altrimenti il fenomeno dovrebbe essere in qualche modo prodotto dal noumeno,
Ok? Ma se il noumeno è inconoscibile e il fenomeno deriva dal noumeno, allora in un certo senso il noumeno è conoscibile. Mi seguite? Ora, questa è la prima aporia, la prima difficoltà in cui cade Fichte, ok? Cioè dice, come possiamo parlare di una cosa in sé se essa sta completamente al di fuori della nostra coscienza? Cioè la cosa in sé sta al di fuori del nostro universo coscienziale, di quello che noi sappiamo, vediamo, conosciamo. Come facciamo a parlarne se è una cosa completamente avulsa dal nostro sistema di esperienza? In particolare, noi diciamo che la cosa in sé sta fuori dalla nostra coscienza. Ma se noi abbiamo detto che non possiamo dire nulla sulla cosa in sé, come possiamo dire che questa sta fuori dalla nostra coscienza? Cioè noi parliamo della cosa in sé come qualcosa che sta al di fuori, giusto? Ma se non possiamo dire nulla sulla cosa in sé, perché è inconoscibile, non possiamo neanche dire che sta fuori dalla nostra coscienza. Siamo così sicuri che esista la cosa in sé? Per dire che esista, ma che sta fuori dalla nostra coscienza, noi stiamo predicando qualcosa della cosa in sé. Cioè, stiamo dicendo che in fondo noi conosciamo la cosa in sé, la conosciamo tanto che la poniamo al di fuori della nostra coscienza. Ora, la rivoluzione copernicana di Kant, dice Fichte, non è realmente compiuta. Perché noi dicevamo che con la rivoluzione copernicana di Kant, l'oggetto esterno si deve diciamo, adattare alle categorie del soggetto per poter realmente essere conosciuto, giusto? Quindi non è più l'uomo che gira intorno alla realtà esterna cercandola di spiegare, è la realtà esterna che per essere conosciuta ha bisogno di entrare nello spazio, nel tempo e nelle 12 categorie dell'io penso, giusto? Deve essere pensata. Ma la cosa in sé costringe l'essere umano a girare intorno alla stessa cosa in sé, cioè il noumeno costringe l'essere umano a non essere del tutto autonomo nel processo di conoscenza. Tu di fatto stai predicando qualcosa di qualcosa che non puoi mai conoscere, ok? Quindi non è vero che il mondo esterno entra dentro di te e si adatta a te, perché se tu dici che la cosa in sé sta fuori di te, o peggio ancora, che la cosa in sé come noumeno, fornisce i dati al fenomeno, stai dicendo che c'è qualcosa che tu non conosci e a cui sei fortemente debitore nel processo cognitivo. Non so se mi capite. Ok, c'è uno scoglio, c'è qualcosa che Kant ha ipotizzato possa ancora esistere, ma di cui però subito dopo ci dice che noi non possiamo dire nulla. Ma come possiamo dire nulla? Come possiamo dire che è esterna? Come possiamo dire che esiste ma è inconoscibile, se è inconoscibile? Se è inconoscibile, sta fuori dalla nostra coscienza. Se sta fuori dalla nostra coscienza, per noi non c'è. E non è neanche inconoscibile, né tantomeno può fornirci i dati per la conoscenza. Ok? I dati esterni, prima di diventare dati sensibili, che cos'è che ce li fornisce? Ok? Questo pacchetto di fazzoletti è un pacchetto di fazzoletti fenomeno, giusto? Quindi spazio, tempo, colori, forma e peso. Ma nell'ottica di Kant c'è un qualcosa che genera un flusso di dati che poi viene interpretato come fenomeno dal mio io penso, tanto che io dico, io penso che questo pacchetto di fazzoletti è rettangolare, è pesante, è blu, ok? Ma questo qualcosa di esterno, se è inconoscibile, come fa a fornire i dati alla conoscenza? Come faccio io a dire che è inconoscibile se non posso dire alcunché? Come faccio a dire che sta fuori dalla mia coscienza? Stare fuori dalla mia coscienza non è a dare un attributo. Io sto attribuendo qualcosa a un noumeno. Non so se mi capite. Quindi Kant ha voluto mantenere a tutti i costi uno zoccolo duro della natura, un inconoscibile, un lato oscuro, una realtà esterna, da cui poi far derivare tutto il suo grandissimo e grandioso sistema, non pensando che così facendo ha appoggiato tutto il suo sistema su qualcosa di contraddittorio, perché da un lato è inconoscibile, dall'altro siamo dipendenti da lui perché ci fornisce la conoscenza, ci costringe quindi a gravitare intorno a lui, a rincorrere questo noumeno, quando di per sé non arriveremo mai a conoscerlo. Ok? Non è vero quindi che c'è una piena rivoluzione copernicana, una piena autonomia della conoscenza in termini anche di coscienza del mondo esterno. C'è qualcosa nel mondo esterno che di per sé è noumenico e noi non riusciamo a conoscere, ma di cui ci serviamo per costruire il resto della nostra filosofia. Tutto chiaro? Quindi, se noi diciamo
che il noumeno è causa delle nostre sensazioni, stiamo, ragazzi, applicando una categoria dell'intelletto a qualcosa che non conosciamo. La categoria di causa non è una delle 12 categorie, è proprio la più importante, è proprio quella che ci fa capire il rapporto di causa-effetto. Ma ragazzi, non stiamo adesso dicendo che il noumeno causa il flusso di sensazioni, che poi viene filtrato da spazio e tempo e diventa materiale per il nostro intelletto e quindi concetto. Il noumeno è causa di qualcosa, ma non abbiamo appena detto, diceva Kant, che il concetto di causa si può adottare solo per i fenomeni. Qui io sto dicendo che un noumeno causa un fenomeno. Quindi sto applicando il concetto di causa-effetto a qualcosa di inconoscibile, che quindi diventa un paradosso, perché è ciò che permette che io possa conoscere, ma io ho bisogno di mantenerlo al di fuori della mia conoscenza, attribuendogli, secondo Fichte, ingiustamente, il ruolo di noumeno. Avete capito che tipo di critica? È una critica radicale al pensiero di Kant, non secondaria. Qual è la possibile soluzione di questa contraddizione? Beh, Fichte dice: Kant non si è accorto che l'unica possibile soluzione è che il noumeno non esiste. Non esiste nessun noumeno. Ma allora, attenzione, se non esiste nessun noumeno, significa che non esiste nessuna realtà esterna. I fenomeni sono presenti in me e quindi, se non possono essere prodotti dall'influsso di una cosa esterna allo stesso fenomeno, alla stessa mente, allo stesso io, i fenomeni devono per forza di cose, non c'è altra alternativa, essere prodotti dall'io. Quindi il mondo esterno è qualcosa di prodotto dall'io. Avete capito il ragionamento? La cosa esterna è un'acquisizione improvvida, non giusta, contraddittoria. È un feticcio che Kant non si sentiva di buttar giù, ma in realtà non serve a nulla. Non è sostenibile la sua esistenza, è contraddittoria e quindi non può essere lei la causa dei fenomeni. La causa dei fenomeni, se non è esterna, deve essere per forza interna. Quindi significa, ragazzi, che io sto creando il mondo esterno a me, che il mondo esterno esiste solo come produzione del mio io, come fenomeno. Non esiste nessun noumeno. Il fenomeno è una mia rappresentazione. Il mondo, quello che io chiamo, tra virgolette, mondo esterno, ma non lo è una forma che io do alla mia rappresentazione. Capisco bene che questa cosa sia un po' destabilizzante. Perché che cosa ci sta dicendo? Che l'io, non è, come diceva Kant, il grande legislatore della natura, colui che regola, che dà forma, che unifica i dati della sensibilità, i dati provenienti dall'esterno. No, non è un unificatore. L'io è creatore. L'io è produttore dei dati alla base dei fenomeni e quindi di tutte le idee del mondo. Tutte le idee del mondo, siano esse fenomeni, siano esse idee astratte, siano esse concetti, siano esse unioni di concetti. Qualsiasi idea è prodotta dall'io, non può essere prodotta come reazione a qualcosa di inconoscibile. Questa è la base di partenza dell'idealismo. Se avete capito questo passaggio, diciamo che una buona parte del vostro anno scolastico sarà lieto. Se non avete capito questo passaggio, ve lo rispiegherò n volte perché deve essere per forza lieto. Ok? Quindi, che cos'è l'idealismo? L'idealismo è in filosofia, una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, cioè nega l'esistenza autonoma della realtà che ritiene il riflesso di un'attività interna del soggetto. La realtà esterna è il riflesso di una mia attività cognitiva. Non esiste indipendentemente da me. Ragazzi, chi è stato quindi il primo idealista della storia? Ma naturalmente il grande Platone. Platone, quando diceva che quello che realmente conta nella conoscenza non sono gli oggetti esterni, non sono i triangoli disegnati alla lavagna, i tavoli, i cavalli, gli uomini, ma l'idea di triangolo, l'idea di uomo, l'idea di bene, stava dicendo che ciò che conta realmente è dentro di noi. Tutto il resto sono proiezioni, sono, ti ricordi, mimesi, è una copia, è una fotocopia che di fatto è successiva, è un prodotto dell'idea. Ok? Il triangolo che disegno la lavagna è un prodotto dell'idea di triangolo, che però
essa stessa veramente importante, non il triangolo disegnato. Quella è un'idea imperfetta. L'idea di triangolo è perfetta ed è dentro di me. Avete capito? Quella era una forma di idealismo antico. Quello di cui ci occuperemo adesso è un idealismo moderno, post-kantiano, un idealismo che partendo da una critica radicale a Kant, di fatto sta aprendo un nuovo modo di concepire il mondo, totalmente diverso. Il mondo come rappresentazione. Cioè il mondo che io vedo, i tavoli, le sedie, tutto ciò che è intorno a me, altro non è che una rappresentazione del mio io. Non può venire da qualcosa al di fuori dell'io. Perché? Perché già se io dico che qualcosa è al di fuori dell'io, anche questa frase, qualcosa al di fuori dell'io, è prodotta dall'io. Il concetto di qualcosa che sta al di fuori dell'io è un concetto che sto producendo io. Il noumeno è o no un concetto che ha scritto Kant nei suoi libri? E il libro chi l'ha concepito? Kant. Quindi il noumeno è un'idea di Kant. È un'idea prodotta dall'io di quel filosofo in quel momento storico. Non è qualcosa di realmente indipendente. Esiste qualcosa di realmente esterno. Anche solo poter pensare a qualcosa di realmente esterno ti dimostra semplicemente che tu stai provando a pensare qualcosa di realmente esterno, è sempre un'idea. Esistono solo le idee. Il mondo esterno è una rappresentazione che io faccio in sede coscienziale di una realtà che proietto fuori di me. È una mia rappresentazione. Conseguenza, prima di tutto, l'io non è soltanto ordinatore, registratore della natura, ma creatore, come abbiamo già detto. Quindi ben diverso, eh? Quando parleremo dell'io fichtiano, è un io ben diverso dall'io kantiano. Secondo, il fenomeno è una rappresentazione, cioè, dirà Fichte, il mondo è una funzione dell'io. Cioè il mondo esterno che io vedo, sento, considero impropriamente esterno a me, è in realtà una funzione dell'io. È un prodotto di un funzionamento di una facoltà, che è una facoltà importantissima, adesso poi la studieremo. Io quindi non è solo ciò che conosce, ma anche ciò che viene conosciuto. Ora sì che c'è veramente una rivoluzione copernicana. Certo, non esiste altro che l'io. L'io è ciò che conosce, ma in fondo l'io è anche ciò che viene conosciuto, perché tutte le idee, le rappresentazioni, i concetti, i ragionamenti sono interni all'io. E quindi che cosa conosce l'io? Conosce una forma di se stesso, una mutazione di se stesso, una determinazione, una declinazione, un po' quando fai rosa, rose, rose. Ok? Sempre è una declinazione della parola rosa, è come se rosa volesse conoscere il suo genitivo, il suo dativo, il suo ablativo, eccetera, eccetera. È una rappresentazione. L'io conosce perché è la mente conoscitrice, ma è anche un contenitore, produttore di idee e quindi è l'oggetto che conosco. Quando io conosco un teorema, l'io conosce, ma il teorema è dentro l'io, quindi sto conoscendo un pezzo di me. L'io conosce e l'io viene conosciuto. Conseguenza delirante, ma interessante. Ma l'io è finito o è infinito? E qui ci ricolleghiamo alle importanti novità del romanticismo. Scusate, io posso anche concepire cose infinite. L'universo è infinito, giusto? Io dico l'universo è infinito. Quindi l'universo dove si trova? Si trova dentro l'io. Ma se l'universo si trova dentro l'io, come tutto quello che abbiamo detto è qualsiasi oggetto, qualsiasi concetto, è tutto dentro l'io, l'io deve essere per forza infinito. Perché? Perché è tutto dentro l'io, no? Giusto? Nell'io c'è il mondo, nell'io c'è tutto, quindi non può certo avere un limite, ok? Tutto quello che c'è intorno a me, le galassie, sono dentro l'io e quindi l'io è infinito, è un universo infinito, diciamo, ok? Perché comprende tutti i fenomeni anche potenzialmente conoscibili, non solo i fenomeni che conosco sono nell'io, ma anche quelli che potrei conoscere e non conosco ancora. Tutte le variabili sono nell'io, giusto? Tutte le variabili di un fatto. Tutte le conseguenze di un fatto sono tutte quante nell'io, non è che esiste qualcosa al di là che l'io deve conoscere. L'io conosce sostanzialmente versioni 2.1, 2.2 di se stesso, mi capite? E quindi è infinito, perché queste versioni sono infinite. Visto che il mondo è una versione infinita dell'io, l'io è infinito, perché conosce se stesso. Chiaramente siamo in un'ottica romantica, perché l'io per Kant è una funzione con precisi compiti, ha delle regole. L'io kantiano era un io ben determinato, ben ristretto, vi ricordate? Aveva degli strumenti, addirittura Kant aveva contato le categorie.
Cioè lì non è che poteva fare tutto, vi ricordate? Poteva unificare solo in 12 modi. Quindi era una macchinetta. Oltretutto non si poteva neanche bene dire che cos'era. Era una funzione, non era un'entità. Era un modo di funzionare del nostro pensiero. Non è che aveva diciamo, una dignità ontologica, no? Era come dire, un importante legislatore, ma in fondo nascosto nel processo cognitivo. Mentre, diciamo, qui, per Fichte, e da Fichte in poi si parlerà di io in modo completamente diverso, io infinito, io assoluto, senza limiti, senza barriere. Stiamo parlando di due concezioni completamente diverse. È chiaro quanto sarà ben amato, ben conosciuto e ben apprezzato questa visione di un io infinito, di questo salto verso l'infinito dell'io, che finalmente abbatte le rigide barriere del criticismo kantiano. Criticismo kantiano, limiti, la filosofia del limite. Qui è la filosofia dell'illimitato, dell'infinito. Proprio perché ho abbattuto la cosa in sé, ho fatto a meno del noumeno. Una volta che non c'è più il noumeno, è chiaro che quello che è tutto dentro di me, e quindi il dentro di me è infinito. Ok, soggetto e oggetto della conoscenza, agente che conosce e mondo che viene conosciuto, tutto è dentro l'io. Ma a questo punto gli studenti in genere alzano la mano e dicono: professore, ma in pratica che cos'è quest'io? La risposta non è semplicissima perché, diciamo, Fichte ha un linguaggio anche abbastanza oscuro, complicato, tecnico, non è sempre facile da decodificare. Intanto, per aiutarci, Fichte per fortuna fa degli esempi che secondo me sono molto, diciamo, chiari e esauriscono abbastanza bene il concetto dell'io, qual era la sua visione di questo io. Allora, tanto l'io non è un io del singolo, ok? Cioè non è il mio io di Alessandro, il tuo io di Isabella, il tuo io di Lucrezia, ok? Perché? Perché abbiamo appena detto che l'io è infinito, mentre Fichte si rende conto che i singoli io sono io finiti, ok? Siamo tutti individui. L'io cos'è? Una coscienza collettiva, un'anima infinita, uno spirito infinito? Allora, sicuramente partiamo dal presupposto che esiste un io assoluto che va oltre l'individuo, ok? È un io onnicomprensivo da cui deriva tutto il sapere, forma e contenuto, ma anche tutti i principi dell'agire, cioè, come vedremo presto, poiché l'io è soprattutto agire, diciamo il concetto stesso di attività. L'io è azione per Fichte ed è onnicomprensivo, quindi sta al di sopra dell'io dei singoli. Per farci capire questo concetto, che sembrerebbe piuttosto astratto, Fichte fa un esempio che vi consiglio di tenere bene a mente. Lui dice: la differenza tra un io singolo e l'io con la I maiuscola, l'io assoluto, l'io puro, è la stessa differenza che c'è tra un uomo e l'umanità. Cioè l'uomo è qualcosa di finito. L'uomo non può fare tutto. L'uomo non ha una vita infinita. L'uomo ha un'altezza, un peso, ha un'epoca storica, è in uno spazio e in un tempo, ok? Le potenzialità di un individuo sono relativamente piccole, ma quando io passo dall'uomo al concetto di umanità, l'umanità è qualcosa che non solo è la sommatoria degli uomini che oggi esistono, ma è un concetto che rimanda agli uomini che sono esistiti e che esisteranno in futuro. In pratica è una proiezione infinita dell'uomo. Cioè, lì dove l'uomo singolo è limitato, ha una vita di tot anni, può fare tot cose, ha delle facoltà e delle potenzialità limitate, l'umanità non è limitata di principio, potrebbe andare avanti all'infinito, giusto? Nulla ci dice che l'umanità si estingue, cioè ce la stiamo mettendo tutta, ma insomma, in linea di principio, l'umanità non è un concetto finito, è un concetto infinito, che espande, questo è importante, le potenzialità dell'io singolo e dell'uomo. L'uomo ha dei limiti, ma l'umanità evolve, fa cose meravigliose, cresce, costruisce civiltà, costruisce strade, costruisce teorie, costruisce astronavi. Per l'io avviene lo stesso meccanismo, ok? L'io infinito è, diciamo, la somma di tutte le coscienze singole. È un'autocoscienza collettiva che porta avanti la storia del mondo, ok? È l'insieme di tutte le coscienze, è l'insieme di tutti gli io. È qualcosa che accomuna
Poi con Hegel lo vedremo meglio, lo spirito della storia che si sviluppa, ok? Un po' come l'umanità accomuna tutti gli uomini, ma dà senso anche al singolo uomo, no? Ognuno di noi è uomo perché c'è un'umanità, c'è una storia, c'è una civiltà, c'è una società. Ecco, a livello di coscienza avviene lo stesso passaggio. L'insieme di tutti gli io singoli, la totalità dell'io, la totalità della coscienza è l'io assoluto di Fichte, da cui tutto si origina. L'io assoluto è chiaramente alla base di tutti gli io soggettivi. Gli io soggettivi sono un di cui di questo io assoluto, ok? Ma anche è alla base del mondo, è anche alla base di tutto ciò che esiste. Tutti i fenomeni sono rappresentazioni e produzioni dell'io. Però, dice Fichte, una cosa per esistere, questo è molto importante, deve essere posta alla coscienza. Cioè, io devo avere coscienza che una cosa esiste affinché io possa dire che esiste, giusto? Cioè, come primo passaggio, l'io deve avere autocoscienza. Cioè, l'io per dire di esistere deve essere cosciente di se stesso, deve porre se stesso come oggetto di conoscenza, ok? Quindi, la coscienza è il fondamento delle cose, così come l'autocoscienza è il fondamento della coscienza, ok? Cioè, la coscienza è il fondamento delle cose. Quando l'io pone un oggetto, ne ha coscienza. Questo concetto esiste, questo oggetto diventa un concetto dell'io, esiste. Io per avere coscienza di questa bottiglietta devo porla davanti al mio io e devo prenderne coscienza. Deve diventare un oggetto della mia riflessione, un oggetto del mio pensiero. Se non ci fosse, io non avrei coscienza e per me questa bottiglietta non esiste. Quindi la coscienza è il fondamento del fenomeno, ok? Fondamento delle cose. L'autocoscienza è il fondamento della coscienza, cioè quando io divento cosciente di avere una bottiglietta qua davanti, sto diventando sia cosciente di questa bottiglietta, sia cosciente del fatto che sono cosciente che c'è la bottiglietta. Quindi ho un'autocoscienza, cioè io sto dicendo il mio io sta rappresentando una bottiglietta. Quindi io rappresento una bottiglietta è una coscienza, do fondamento a questa bottiglietta, ma la coscienza del fatto che io sto dando fondamento alla bottiglietta è un'autocoscienza, cioè io, in quanto io, do coscienza a me stesso come ente conoscitore. Ok? Questa è l'autocoscienza, quindi c'è una differenza tra la coscienza e l'autocoscienza. Quindi il fondamento della coscienza è l'autocoscienza. Ok? Finiamo con un ultimo riferimento, la grande sfida di Fichte. Beh, già se l'è presa con un pezzo da 90, criticando una delle più importanti teorie della conoscenza di tutti i tempi, cioè la teoria del criticismo kantiano. Ma non gli basta, mica si accontenta, no, naturalmente no. Riflettendo bene, si rende conto che tutta la filosofia fino ad adesso era stata basata sul principio aristotelico della logica. Cioè la cosa, il fondamento, infatti lui la chiama fondamenti della dottrina della scienza, dottrina del diritto, eccetera, eccetera. Queste opere si chiamano proprio così, fondamenti della dottrina, perché la prima cosa che vuole trovare Fichte è se esiste un fondamento sicuro per la filosofia. Ora lui dice, finora il fondamento più sicuro di tutti, qual è stato? È stato la logica di Aristotele, soprattutto il principio di identità. A uguale ad A è la cosa più sicura, più basilare, più certa, più chiara che nessuno può mai contestare. Infatti, nessuno ha mai contestato il principio di identità e il principio di non contraddizione. Nessuno fino a Fichte. Perché Fichte, che ha questo spirito d'osservazione, vedete come lui entra nei dettagli e trova le cose che non tornano, si fa una domanda terrificante. Ma io dico A è uguale ad A, se A esiste. Ma se A non esiste, A è uguale ad A. Cioè, posso dire che una cosa è uguale a se stessa prima che io prenda coscienza di questa cosa? In realtà, ci dice Fichte, non è un vero principio A è uguale ad A, ma se A esiste, allora è uguale a se stesso. Cioè, una volta che io prendo coscienza di qualcosa e questo qualcosa esiste per me, allora posso applicare il principio di identità. Ma quindi il principio di identità va letto in maniera ipotetica. Se A è, allora A è uguale ad A. Se A esiste, se è posto A, allora A è uguale a se stesso, ok? È evidente che per avere la validità del principio di identità c'è bisogno prima che sia posto A.
Giusto? Prima io pongo A, lo pongo come oggetto di riflessione e poi dico che A è uguale ad A, giusto? Quindi prima devo porre A, prima devo avere coscienza di A, prima A deve esistere come mia rappresentazione, come fenomeno, se no non esiste, non c'è nessun principio di... cioè non può essere identico a qualcosa che non è oggetto di pensiero, giusto? Allora chi dice, ok, prima pongo A e poi dico che A è uguale ad A. Ma la domanda terrificante è, ma chi è che pone A? È l'io. E quindi il principio del sapere non è il principio di identità, ma è l'io. La base di tutto il sapere è l'io pone A. Se non ho autocoscienza di una cosa, questa cosa non esiste per me e non può neanche essere uguale a se stessa. Quindi direi che qui mi fermo con la prima terrificante lezione su Fichte. Spero che vi sia piaciuta. La prossima volta cerchiamo di approfondire la sua filosofia e anche, perché no, di analizzare la morale e diciamo, il discorso sulla nazione tedesca e quindi questo, diciamo, spirito nazionale patriottico della nuova Germania. Ciao a tutti!